Si va avanti con il progetto di costruire un accordo con Stellantis, tra Stellantis e il governo italiano, e con la presenza attiva e partecipe delle regioni che hanno gli stabilimenti di Stellantis sul loro territorio, come l'Abruzzo nel caso di Atese. Abbiamo chiesto e ottenuto dal Ministro la dovuta attenzione per l'Abruzzo, che ha la fabbrica di veicoli leggeri e di furgoni, quindi se ci saranno politiche di incentivazione e di sostegno alla produzione, queste riguarderanno finalmente anche i furgoni, i veicoli leggeri che produciamo ad Atessa. Lo stesso vale per gli investimenti sull'innovazione tecnologica, la transizione all'elettrico, per difendere e tutelare tutta la filiera produttiva del territorio. Siamo ottimisti e il lavoro che il Ministro Urso e il Governo Meloni stanno portando avanti è molto importante e molto utile per il futuro del nostro territorio e per il futuro dell'industria pesante che abbiamo, dell'industria metalmeccanica che abbiamo nella nostra regione.